Assessore Di Stefano, a lei chiedo quello che chiederebbero sicuramente tanti genitori di tanti alunni, ma le nostre scuole sono sicure? Le faccio questa domanda perché poi dopo succedono, e non mi auguro che succedano, per carità, però potrebbero accadere quelle tragedie che poi accadono in Italia, dove penso alla scuola di L'Aquila, ma penso anche a quella scuola, va bene, quella scuola era un asilo, ma penso insomma a tutte le sciagure che Rivoli, sono si sta tenendo successe, adesso il ecco. processo. E allora dice, ma chiediamocelo adesso, avete allarmi, dovete intervenire subito in qualche istituto, c'è qualche istituto da sgombrare, c'è qualche istituto da sospendere, c'è qualche istituto su cui indirizzarvi maggiormente? Siete preoccupato per questo? È una domanda particolare. Innanzitutto, come anticipava Angela Cortese, è stato fatto sempre un'attività di monitoraggio del tessuto dell'edilizia scolastica. Mi sembra assolutamente ingenerosa la denuncia che è venuta fuori qualche mese fa relativa a una sorta di verifica che era stata fatta in seno a qualche associazione che rappresentava un grado di pericolosità delle strutture per mancanza di certificazioni. Sono due argomenti completamente separati. La mancanza di una certificazione non è seguita da una condizione di pericolo. Abbiamo però definito che il nostro contesto, diciamo, edilizio è un contesto che vede soltanto 30 grossi plessi realizzati in un recentissimo passato, tutti gli altri hanno una provenienza molto più antica. Abbiamo necessità di fare una serie di verifiche più approfondite, oltre quelle che costantemente vengono fatte. Noi adesso abbiamo messo in campo due progetti importanti, uno per la verifica della vulnerabilità che partirà su alcuni edifici sensibili per avviare questo percorso che ovviamente deve essere assistito da finanziamenti, i limiti dei finanziamenti li conosciamo tutti. E poi un altro percorso è quello di individuare un piano di monitoraggio di tutte le strutture, in particolare quelle, le strutture in cemento armato, per fare un piano di vulnerabilità passiva, cioè di creare degli allarmi, monitoraggio remoto, che possono consentire di avere, diciamo, di rimanere sensibili su tutti i contesti edilizi per eventuali eventi sismici. Sono programmi anche piuttosto ambiziosi che abbiamo avviato da pochissimo, ma questi sono accompagnati da un processo di qualificazione della spesa che a mio avviso è il più importante perché noi abbiamo, diciamo, la provincia ha investito circa 400 milioni di euro nell'edilizia scolastica negli ultimi 10 anni, si accinge a farne altri investimenti per 120 milioni con fondi già stanziati e con tutte le limitazioni che abbiamo, però la qualità effettivamente, la qualità percepibile delle nostre strutture è sotto gli occhi di tutti piuttosto scadente. Abbiamo la necessità ovviamente di ricondizionare tutte queste strutture e di avere delle eccellenze. Ci sono molte condizioni per promuovere queste eccellenze, stiamo lavorando, ma è un percorso molto faticoso E e lungo. naturalmente anche proiettato nel tempo. Abbiamo gli ultimi 3 minuti, uno per uno ce lo dividiamo. Angela Cortese, lei non ha abbandonato il mondo della scuola, anzi, mi pare che fa parte anche della commissione Sono nell'ufficio di presidenza della presenza. commissione Esattamente. scuola. Allora, che cosa possiamo dire? Cosa ci auguriamo? Dove dobbiamo monitorare? Dove dobbiamo dare una spinta? Io un augurio faccio soltanto alla scuola italiana, quella di tornare ad essere centrale nelle politiche del governo, ma di questo governo, di quelli che verranno. La scuola, stiamo parlando di edifici. Lo Stato, l'architettura dello Stato è paragonabile ad un edificio. La scuola ne è le fondamenta. Nel momento in cui togliamo, diciamo, vita alle fondamenta, mettiamo in discussione tutto questo palazzo, tutto questo fabbricato. Quindi ritorniamo a dare centralità alla scuola e sicuramente avremo un paese migliore, più democratico, più libero, ma soprattutto, come ci chiede l'Europa, culturalmente più È alto. un augurio di assessore, lo facciamo? Certo, un augurio all'assessore, sicuramente Agli so assessori. all'assessore Ah, perché è il più giovane. ecco. Devo dire che
al rettore Ferrara gli importante auguri. che vi parliate, perché come diceva lei, la scuola è di tutti, destra, sinistra, cioè oggi Io sono lavoro, ma di un avviso che la scuola, e lo sanno bene i consiglieri del centrodestra che oggi siedono in provincia di Napoli, anche nelle alte cariche del Consiglio. Io la scuola ho provato, diciamo, in questi anni, uso un termine aziendale, bruttarello, a gestirla insieme a tutti, perché la scuola è un bene talmente alto del paese che non può essere né di destra né di Lo abbiamo sinistra, detto prima. è dei ragazzi, è del paese, è del futuro di questo paese. Per cui io la mia collaborazione non mi tiro mai indietro. Quando si tratta di lavorare per la scuola, ormai ho dedicato la Anche perché vita. l'assessore Cortese, lo dico anche agli amici qui della provincia, sta in regione, che anche la regione può dare una mano e lo ha fatto anche in passato, intervenendo talvolta dove spesso non arrivavano le province e i comuni. Penso che adesso saranno le province ad aiutare la Ecco, regione, così dicono. devo dire. Dottore Ferrara, la sua conclusione. Io penso che con la cessazione del mio impegno di rettore il 31 ottobre cercherò di avere rapporti molto stretti con i dirigenti scolastici, farò delle riunioni di ambito alle quali voglio partecipare. Con il mondo delle imprese io chiederò di incontrarci negli ambiti con gli imprenditori della zona e credo che soltanto, e con naturalmente i rettori delle università, con i vari diciamo, presidenti dei corsi di laurea delle varie università. Benissimo, perché il Questo è il mio dialogo è impegno. importante, soprattutto per affrontare il Assolutamente, futuro. assolutamente. Assessore Di Stefano, No, invece, la sua io volevo conclusione? ribadire che la scuola è centrale per la politica avviata da questa giunta. Le risorse sono state aumentate e migliorate, c'è un'attenzione, una sensibilità del Presidente e di tutta la giunta perché il tema scuola, non soltanto edilizia scolastica o politica formativa, è veramente importante ed è vissuto intensamente proprio sotto il profilo delle scelte politiche, quindi c'è veramente la massima attenzione e questa attenzione si rivela proprio attraverso il miglioramento degli stanziamenti che la Giunta ha fatto nello scorso anno e che si accinge a fare per quest'anno. Mentre Gennaro Ferrara ed Angela Cortese già si conoscevano da tempo, l'assessore Di Stefano non conosceva ancora Angela Cortese, si sono conosciuti in questo studio e mi auguro che da qui possa partire anche una collaborazione spartana, nell'interesse che conosco l'assessore Di Stefano, come ha i rapporti, come intraprende anche il suo lavoro, così come conosco Angela Cortese, sempre disponibile a dare una mano. E sempre per dare un consiglio, un aiuto, è importante, siete voi che governate provincia, regione, siete voi i nostri rappresentanti, dunque è giusto che al di là dell'appartenenza politica si governi nell'interesse della città. Grazie intanto a Gennaro Ferrara per essere stato con noi, magari io ho in mente un'intervista insieme per parlare di quella che è stata la sua avventura come rettore, la inviterò in un altro programma che abbiamo, si chiama L'Intervista, dove avremo modo di dialogare molto più approfonditamente. So che ha scritto tantissimi libri, oggi ho letto tutte le sue biografie, non finivano più, però sono molto contento di essere, che lei è venuto oggi a trovarci. Grazie per questo, grazie anche all'assessore Marco Di Stefano, a cui va il nostro in bocca al lupo perché lui è un tecnico prestato alla politica, ma io mi auguro che diventi anche un buon politico, che vorrà dire di aver lavorato sempre bene. Grazie, grazie ancora ad Angela Cortese, sempre disponibile a partecipare ai dibattiti della scuola, ma non solo. Grazie a voi che ci avete seguiti, ai nostri tecnici. Ci ritroviamo, amici telespettatori, con i prossimi magazine. Buonasera.